Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli di questa mattina: confiscati i beni per 12 milioni di euro a William Cerbo, ritenuto membro di spicco del clan dei Mazzei di Catania. Cerbo è stato condannato a 7 anni di reclusione per associazione mafiosa. La delegazione siciliana dell'Associazione Donne del Vino ha deciso di stanziare dei fondi per una borsa di studio in favore della figlia di Marisa Leo, la 39enne assassinata dal compagno a Marsala nel Trapanese. Un 35enne è morto in seguito ad un incidente avvenuto la scorsa notte a Palermo in via Messina Marine. La vittima si trovava su una bici quando è stata travolta da un'auto guidata da un 25enne. Inutili i soccorsi. Operazione dei NAS negli ospedali italiani, scoperti anche in Sicilia diversi medici e infermieri che favorivano amici e parenti effettuando delle visite senza tenere conto delle liste d'attesa. Infine il Tribunale dei Minori di Torino ha condannato per tentato omicidio i tre adolescenti che la sera del 21 gennaio scorso lanciarono una bicicletta da cosiddetti murazzi colpendo alla testa uno studente universitario palermitano. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.